camminare, no, però no, è vuoi cercare di non qualche aggiornamento, partito unico è finito come dice Calenda, oppure voi ci credete? Ma guardate, allora noi abbiamo lavorato fino all'ultimo per evitare questo scenario che consideriamo un autogol, perché c'era uno spazio politico e quello spazio politico all'europea sarebbe stato esaltato. Quindi abbiamo lavorato per evitare che questa cosa avvenisse con tutte le nostre forze, tutti i temi che sono stati citati dalla Leopolda, la questione delle risorse, la questione del territorio, sono state affrontate, perché le risorse sono al 50%, la Leopolda è un bellissimo evento di popolo e il territorio, ci mancherebbe anche di organizzare un partito senza avere un radicamento nel territorio. Quindi diciamo, è incomprensibile, non ci sono motivazioni politiche, sono molto dispiaciuta anche a livello personale, perché abbiamo lavorato molto bene assieme anche nel gruppo del Senato. Continuo a pensare che forse, diciamo così, sia necessario continuare a lavorare per costruire. Questo è un momento indubbiamente di difficoltà, vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Perché è difficile rimanere insieme dopo essersi prese a parole. Vedremo, anche di questo non siamo ora in grado di dire e di considerare. Certo, quello che posso dirvi è che l'esperienza di lavoro comune, da ultimo oggi, abbiamo portato a casa Industria 4.0 con un ordine del giorno, Italia Sicura per il ripristino, si stavano facendo delle cose utili per il Paese. Io continuo a guardare con speranza e continuo a pensare che fare delle cose utili per il Paese sia la nostra priorità. Quindi vediamo, magari con un po' di pacatezza e un po', come dire, di lavoro anche di tessitura, ci potranno essere ulteriori sviluppi. Da parte mia lavoro, diciamo, nel senso di recuperare il più possibile. Italia Viva però ha fatto quello che poteva fare nelle proprie possibilità. Si devono parlare Calenda e Renzi, secondo lei? Ma non è questo il tema, non è questo il tema, è un intero gruppo dirigente. Ma scusate, però io considero, diciamo così, che ognuno di noi abbia un pezzo di responsabilità. Perché dobbiamo continuare a ragionare in questo senso? Continueremo tutto il gruppo dirigente a cercare di lavorare in questa direzione e chissà, magari in futuro. Arrivederci. Grazie.